E siamo al nostro TG itinerante. Oggi andiamo a Giffoni Valle Piana, nel Salernitano, da quasi 50 anni, la città del Festival del Cinema per ragazzi. Per noi, Francesca Ghidini. Buon pomeriggio, guardate che spettacolo, siamo nel borgo di Terravecchia a Giffoni Valle Piana. Questo borgo è ormai in fase di completamento per quanto riguarda la ristrutturazione e il risanamento. Gregorio Soldivieri, ma è vero che qui c'è tutta la storia del Sì, Sud? il borgo racchiude un po' tutta la storia del Milione d'Italia. Siamo su una collina a circa 400 metri sul livello del mare e il primo insediamento è relativo al periodo romano. Poi, con la fine dell'Impero romano, sono arrivati i Bizantini, poi i Longobardi, poi gli Osveti, i Normanni, gli Angioini, gli Aragonesi, i Spagnoli. Quindi, il borgo racchiude in sé quello là che è veramente tutta la storia del Meridione d'Italia. Qui in alto alla mia sinistra potete vedere il castello, ma Giffoni non ha solo il borgo di Terravecchia, dove peraltro ci sono le case vacanza restaurate dal comune. Claudio Mancino, presidente della Proloco, ci sono tre splendide chiese. Sì, infatti il complesso monumentale del San Francesco, edificato nel XIV secolo, in stile gotico, racchiude in sé degli splendidi affreschi di scuola giottesca. La chiesa invece dell'Annunziata, tre navate, croce latina, custodisce la sacra spina che è appartenuta alla corona di Gesù. Mentre la chiesa di Santa Maria, edificata su un tempio pagano, è a croce greca. Ma qui mi sembra che sta arrivando qualcuno, ma chi sono? Eccoli, vedete? Questo è il corteo storico della Spina Santa. Si svolge il 2 giugno, oggi una piccola anticipazione per il TG itinerante, mentre tutti i venerdì di marzo la Spina Santa sarà esposta nella chiesa e quindi potete venirla a vedere. Ma Giffoni è la città del Festival del Cinema dei ragazzi, oggi Giffoni Experience. Siamo ormai alla 48esima edizione, quest'anno dal 20 al 28 luglio. Guardate, addirittura è nato qui un corso in produzioni audiovisive all'Istituto Glorioso di Giffoni. Come ti chiami? Daniele, stiamo lavorando con passione a progetti come documentari e cortometraggi in collaborazione con Giffoni Film Festival. Tu come ti chiami? Francesco. E perché hai scelto questo corso? Qui siete tutti innamorati del cinema? Sì, io ho scelto questo corso perché mi interesso del montaggio e avere uno sbocco di lavoro in questo tipo di mansione mi piace, mi piacerebbe. Questi sono i ragazzi, abbiamo visto, della scuola, poi anche i ragazzi del forum dei giovani, vedete inquadrati con la t-shirt azzurra, e alla mia destra invece la giuria. Eh sì, perché la giuria al festival è composta tutta esclusivamente da ragazzi, ma è vero che fate amicizia con ragazzi che arrivano da tutto il mondo e che importa che la lingua, che parlino un'altra lingua, no? È una bellissima esperienza, devo dire la verità, e ci permette di conoscere ragazzi di varie culture, religioni e lingue. Tramite il cinema. E poi rimanete in contatto, è così? Sì. Insomma, qualche adulto dovrebbe prendere esempio proprio da questi ragazzi come modello di integrazione. Lei è una mamma, in casa sua lei ospita i ragazzi ogni anno. Sì, io sono la mamma di un giurato e ospito ogni anno un ragazzo italiano o straniero e per noi famiglie è veramente una bellissima esperienza di condivisione e conoscenza. Ma adesso ascoltiamo l'intervista a Claudio Gubitosi, che è l'ideatore di Giffoni Experience. Il tema di quest'anno è l'acqua, l'esigenza di rispettare la natura e di le nostre risorse non sono infinite. L'anno prossimo l'aria e nel 2020 la terra. E qui concorreranno tutta una serie di persone, le più importanti del mondo, che verranno a Giffoni, ecco, non più e non solo star del cinema, della televisione, che comunque saranno parte integrante e importante del festival. Ma quando parliamo di Giffoni Experience è un'altra storia. Dura tutto l'anno, con una serie di attività che distribuiamo nella nostra regione, la Campania, in Italia e nel mondo, e produciamo tutta una serie di altre attività che danno a Giffoni il senso della continuità. Bisogna promuovere tutta una serie di altri eventi che creano occupazione e che danno l'opportunità all'idea di Giffoni, che è una delle più belle storie italiane, made in Campania, conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. E ti dico una cosa importante. Nel mese di novembre Giffoni Experience è stata promossa dalla George Washington University
come case history per tutte le università del mondo. E qualche giorno fa i commissari europei dello Stato e della nostra regione sono venuti qui a Gifoni per verificare non solo le strutture ma l'idea, e Gifoni è diventata anche un'idea vincente per la nostra regione che a ottobre rappresenterà a Bruxelles la Campania. Ed eccoci di nuovo in piazza qui a Terra Vecchia. Ma i ragazzi guardano il cinema, i film con occhi diversi? Mario Ferrara, Fondazione Giffoni. Sono meno smaliziati dello spettatore adulto, perciò sono più attenti e sono degli appassionati del sentimento. Vogliono essere toccati nelle corde intime. Ecco, Luca Tesauro invece, qui sta nascendo una vera e propria multimedia valley, cioè sale cinema con tanti posti, mediateca, cineteca. Lavoriamo solo nel cinema, ma sui nuovi linguaggi digitali, quindi videogames, intelligenza artificiale, e sicuramente questo fa di questo territorio un punto di eccellenza per tutta l'Italia. Assessore al patrimonio Maria Cianciulli, dunque, qui c'è una best practice come comune per come avete speso i soldi per ristrutturare, per creare, per costruire, per immaginare un futuro per i ragazzi di Gifoni. Adesso serve il potenziamento dei trasporti. Stiamo sollecitando un piano di intervento che possa garantire da e per la costa il flusso turistico nelle nostre zone. Anche lei si chiama Gregorio, artigiano del rame, da quante generazioni? 4 generazioni facciamo, sono l'ultimo. E speriamo che non sia l'ultimo, che qualcuno voglia seguire il signor Gregorio, ma questo è, a Gifoni c'è anche un paesaggio stupendo con prodotti meravigliosi. Lei come si chiama? Io mi chiamo Gerardo Alfani, sono il presidente di due consorzi di tutela del territorio, Nocciola di Gifoni e Olio d'Op Collina Salernitana. La nocciola che è splendida, infatti qui noi possiamo vedere anche primi piatti e secondi piatti preparati con la nocciola, è così? Assolutamente, assolutamente. Abbiamo dei ravioli appunto alla nocciola con ripieno di ricotta di pecora che accompagniamo con un cru di nocciola, mentre i secondi sono del prosciutto di maiale, fagottini di prosciutto di maiale, ripieni con cotto e caciocavallo. E poi i dolci sempre con la nocciola, è così? La classica croccante, le nocciole con lo zucchero cotto, poi dolce da fine pasto la picentina e da credenza con il tondino di Gifoni. E per finire, oggi che è una giornata quasi primaverile, il gelato. Abbiamo preparato con la pasta tonda di Gifoni la nocciola, un prodotto da provare, un'eccellenza del territorio. Invito a provare. E io soprattutto vi invito a venire qui a Gifoni. Arrivederci. Grazie a